prontamente. Nella lotta contro l'ira si tratta di giungere ad assumere comportamenti improntati a quella dolcezza e a quella mitezza di cuore che caratterizzavano Gesù. Venite a me, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Proprio qui si situa l'atteggiamento definito dal Nuovo Testamento coi termini di mitezza, coi termini di pace, coi termini di macrotimia, magnanimità, pensare in grande. Solo se ci esercitiamo a questa magnanimità, pensare in grande, vedere in grande, noi riusciamo a calmare l'ira e la collera come passione negativa. E se non si riesce a frenare la collera, si può sempre fare come San Francesco di Sales, che diventato vescovo fece un proposito: non incontrerò mai un prete quando sono in collera. Mi piace concludere con una notazione più lieve, ma che appartiene alla sapienza delle genti e alla sapienza dei monaci del deserto. Vi ricordate una specie di proverbio molto popolare? Canta che ti passa. Ecco, dicono che cantare faccia passare la collera. E oggi ci sono addirittura dei corsi di terapia del canto proprio per le persone più colleriche. Ognuno può cantare di per sé. Cantate, andate in collera per ragioni giuste, non tramonti la collera con più tardi del sole, ma insieme. Grazie dell'ascolto.